Col vento in poppa, Ayla approda a Salerno con Sognando Itaca, mille miglia a bordo di Melpomene dal 31 maggio lungo la costa tirrenica per ribadire l'importanza della riabilitazione psicosociale, prevalentemente vela terapia, dei pazienti ematologici. Salerno è la penultima tappa del viaggio che si concluderà a Napoli. Una presenza ormai costante con tante vittorie alle spalle. L'ultima probabilmente sarà poter visitare i pazienti a casa, che non è poco. Noi siamo contentissimi, veramente contenti. Là il Salerno, grazie all'aiuto di tanti volontari e di tanti amici, sta riuscendo a fare tanti progetti per i pazienti. La velaterapia è uno di questi progetti importanti, perché un tumore del sangue non può spezzare una vita. È importante che i pazienti, grazie all'aiuto della ricerca, possano curarsi ma poi ritornare alla vita e riprendere il proprio equilibrio. E i progetti più importanti che stiamo cercando di realizzare, anzi abbiamo realizzato, è l'ospedale a casa, portare le cure a domicilio per chi non può muoversi da casa. Questo è un grande successo, ma solo grazie al sostegno dei salernitani, che ci sono molto vicini e ci aiutano. Col vento in poppa. Col vento in poppa, abbiamo trovato molto di prua, però siamo arrivati a Salerno e questo è importante. Non abbiamo bucato nessuna delle tappe previste in queste mille miglia di navigazione giorno e notte. Abbiamo portato centinaia di ammalati in barca e nelle barche che hanno fatto la corona, la barca dell'AI nazionale. Oggi sarà forse il clou, perché ci sono tantissime imbarcazioni. Chiuderemo domani a Napoli. È un piacere essere qua, sia per il clima di accoglienza che c'è grazie alla presidenza di Elvira Tulimieri, ma soprattutto una grande occasione per i malati per provare nuove emozioni e continuare quei progetti di riabilitazione psicologica dei pazienti che passano anche attraverso la vela, ma non solo attraverso la vela. È un messaggio che noi lasciamo, di continuare su questa strada. Il mare, la vela, il vento, il sole sono elementi della natura, elementi grandi terapeutici, grandi collaboratori alle cure mediche, e quindi per guarirli totalmente, non solo nel fisico ma anche nella psiche. Portiamo anche altri messaggi importanti, che sono quella del rispetto dell'ambiente, che un ambiente sano migliora la qualità di vita, un ambiente malato aggiunge altre malattie ai cittadini, e lo stesso anche un discorso di alimentazione e salute. È importante alimentarsi, diventare consumatori consapevoli del rispetto dell'ambiente, per scegliere anche gli alimenti giusti, e che non è sempre facile oggi in un mondo premiato più dal marketing, dalla scontistica e non dalla qualità. Io credo che in Italia possiamo permetterci una qualità dell'alimentazione che riduce anche tante malattie che derivano da un cattivo comportamento alimentare. Un insieme di cose che vuol dire educare non solo i malati, i familiari, ma anche i cittadini. Ayla è in prima fila in questo progetto, se vogliamo, green, che migliora lo stile di vita e la qualità dei nostri malati.